Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che usciranno su Switch 2. Anche questo lunedì si inizia la settimana in modo ricchissimo, ma con un video monotematico. Infatti voglio dare ancora spazio ai rumor e alle speculazioni su Switch 2, perché nelle ultime ore alcune voci autorevoli hanno aggiunto parecchio alla discussione riguardante la next gen Nintendo. Quindi un TG Poro a tutto tondo è rimandato ai prossimi giorni, ma mentre aspettate con pazienza, vi invito a prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e alla fondazione del Poroverso. Iscrivetevi al canale e se siete a caccia di retro game vi ricordo di dare un'occhiata a Otoji Retro Games, sponsor del canale e sito imprescindibile per tutti i collezionisti. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Oggi continueremo a parlare dei report provenienti direttamente dalla Gamescom, dove, secondo alcune voci di corridoio, Nintendo avrebbe mostrato in dei meeting a porte chiuse la sua nuova console. In questa occasione, a cui avrebbero partecipato solo degli sviluppatori selezionati, Nintendo avrebbe mostrato i dev kit della sua next gen, degli hardware rappresentativi di quella che dovrebbe essere la forma finale del successore di Nintendo Switch. Ora, se vi siete persi i primi pezzi di questa telenovela, andatevi subito a recuperare i video della scorsa settimana, perché le informazioni di cui discuteremo sono delle precisazioni e delle aggiunte proprio a quanto emerso qualche giorno fa. E oggi ci rifaremo principalmente a due fonti, il podcast di Nate the 8 e il DF Weekly 128, l'ultimo episodio del podcast settimanale di Digital Foundry. Come al solito l'invito è quello di recuperarvi questi due podcast perché sono ricchissimi di informazioni, però dovete avere un po' di dimestichezza con l'inglese, io vi avverto. Partiamo dal podcast di Nate the 8 perché l'insider aggiunge parecchia carne al fuoco. Vi ricordo che tutto quello di cui discuteremo sono notizie non ufficiali, voci di corridoio e, a volte, cose totalmente inventate solo per generare un po' di interesse, quindi guardate sempre chi è che diffonde queste notizie e valutate se la fonte sia attendibile o meno. Nate the 8, durante la chiacchierata con Modern Vintage Gamer, conferma quanto riportato da VGC ed Eurogamer la scorsa settimana, ma aggiunge dei dettagli niente male. Innanzitutto, la demo tecnica di Breath of the Wild girava sì a una risoluzione di 4K e a un framerate di 60 fps, ma il vero aspetto impressionante di questa tech demo, e anche il motivo principale per cui era stata messa in piedi, era un altro: far vedere come il nuovo hardware si comporta con i tempi di caricamento. A detta di Nate, questa versione pompata di Breath of the Wild cancellerebbe tutti i tempi morti, in particolare quelle lunghe attese necessarie per avviare il gioco e passare dal menu iniziale alla superficie di Hyrule. Inoltre si è discusso molto su quale sia stata la tecnologia utilizzata per far sì che il dev kit mantenesse un tale framerate nonostante l'elevata risoluzione, e mentre si era ipotizzato inizialmente che la versione di DLSS implementata fosse quella più recente, la 3.5, per poi modificare i report per dichiarare che si trattava in realtà della 3.1, Nate conferma invece la prima ipotesi, aggiungendo però un altro dettaglio: si trattava probabilmente della versione 3.5 non dotata però di tutte le feature recentemente mostrate da Nvidia, come ad esempio il frame generation. E a proposito di tecnologie implementate, anche in questo caso viene confermato il fatto che la demo tecnica di Matrix Awakens non solo non aveva nulla da invidiare a quanto visto su PS5 e Serie X, ma che inoltre il ray tracing visto su questa nuova Switch era nettamente più avanzato di quello della demo vista nel 2021. Vi ripeto, questo non significa che l'hardware di Switch 2 sia più potente di una console current gen, anzi, molto probabilmente la sua potenza bruta sarà una via di mezzo tra una PS4 e una Serie S, ma più che altro che l'avanzamento delle tecnologie come il DLSS, il ray tracing, la diversa architettura del chip e la maggiore consapevolezza sull'utilizzo della Real Engine 5 che si è acquisita negli anni, sono tutti elementi che fanno in modo che questa futura piattaforma fornirà un'immagine di gioco che non avrà nulla da invidiare alle sue controparti casalinghe. Ma questo è un argomento che mi piacerebbe tanto approfondire in un video dedicato, soprattutto ripercorrendo la storia degli hardware Nintendo e come la grande N si è sempre posta nei confronti dell'innovazione tecnologica. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere un video del genere. Poracci, prima di passare alle notizie del giorno, vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo, e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati continuamente con nuovi arrivi e offerte stra interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati.
mercati e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso ditegli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. Ma Nate aggiunge anche altri dettagli. Il primo riguarda la retrocompatibilità. Per Nate non è ancora stato chiarificato se la nuova console sarà retrocompatibile o meno e anzi, secondo lui, la presenza della demo tecnica di Breath of the Wild non va letta assolutamente come una conferma della volontà da parte di Nintendo di creare una continuità tra queste due piattaforme. Si tratta solo di una demo mostrata per far capire come quell'engine di gioco venga sfruttato da un hardware di nuova generazione, quando questo sarà pronto. Perché anche questo è un punto che va ribadito più volte. Le demo tecniche giravano su quello che viene definito un target hardware, un PC dev kit le cui caratteristiche assomigliano da vicino a quello che Nintendo ha in mente di commercializzare, ma che non è affatto la sua forma definitiva. E per chiudere, Nate the 8 parla anche di date. In realtà questa mi sembra la parte più debole di tutto il suo discorso perché semplicemente afferma che durante la Gamescom tutti quanti parlavano di marzo 2024. Il problema è che l'insider non sa a cosa si riferisca questa data. Potrebbe essere tanto la data di uscita della console quanto il periodo pensato per svelare il nuovo hardware da lanciare poi durante le festività natalizie dello stesso anno. Nonostante replicare le tempistiche di Switch 1 potrebbe essere molto interessante, io vedo molto più probabile la seconda soluzione, considerando anche tutti i tentativi di continuare a far vendere fino alla fine l'attuale console. Non lo so, un lancio a marzo del prossimo anno di Switch 2 mi sembra veramente troppo ravvicinato, ma su questo sono curioso di sapere la vostra opinione. Passiamo ora alla discussione di Digital Foundry, che come potete immaginare è stata estremamente tecnica e anche molto speculativa. Infatti i giornalisti hanno confermato di non essere sotto NDA e di non aver partecipato a nessuna presentazione, ma che effettivamente qualcosa di losco durante la Gamescom è accaduto. Quelli di DF ci tengono quindi a precisare che tutta la discussione si basa su notizie di seconda mano e che non possono confermare in nessun modo quanto sia corretto affermare che la demo di Matrix girasse come su PS5 e Serie X, se non addirittura meglio, e in più ribadiscono, ancora una volta, che il target hardware non è necessariamente rappresentativo del prodotto finale e portano come esempio quanto accaduto con PlayStation 3. Tolti dall'equazione tutti questi giganteschi e fondamentali, se... I giornalisti concordano nel ritenere che effettivamente il system on chip di Switch 2 sia il T239 come emerso da un leak di Nvidia di qualche tempo fa. Questo sarebbe in grado di gestire tecnologie avanzate come il DLSS 3.5 senza però l'utilizzo del frame generation, un discorso che conferma quanto riportato da Nate the 8. Il ray tracing migliorato poi sarebbe da attribuirsi agli hardware Nvidia che gestiscono meglio questa specifica tecnologia rispetto alle piattaforme AMD. Il tutto poi viene condito dalla consapevolezza dei passi in avanti fatti con la Unreal Engine 5 che diventa sempre più malleabile più gli sviluppatori ci prendono confidenza. Inoltre, questo è un discorso molto interessante, sarebbe nei migliori interessi di Nvidia ed Epic che la Unreal Engine 5 sia scalabile con facilità sulla console ibrida Nintendo di nuova generazione. Considerando il successo di Switch, avere da subito il pieno supporto per il suo successore sarebbe una vittoria per tutti quanti. Ad Epic permetterebbe una presenza massiccia del suo engine su una console estremamente popolare, mentre per Nvidia sarebbe una vetrina di esposizione gigantesca per le sue tecnologie più all'avanguardia, come il DLSS e il ray tracing. Insomma, con Switch 2, se questo sarà il suo nome, potrebbe esserci un cambio di paradigma fondamentale per Nintendo che, dopo tantissimo tempo, punterebbe a presentare un hardware non solo innovativo, ma tecnologicamente al passo con i tempi. Questo non significa necessariamente potente come la concorrenza, se non di più, ma più che altro la capacità di tenere botta con quanto offerto sulle altre piattaforme, non alienando il supporto delle terze parti. Se con FIFA su Switch abbiamo dovuto aspettare 6 anni e un cambio di brand per avere un gioco in linea con le versioni delle sorelle maggiori, ma vi immaginate avere già dal primo anno Call of Duty, EA Sports FC, Assassin's Creed e tutti quanti quei nomi che spostano le grandi masse di videogiocatori? Il tutto magari proponendo il crossplay dove possibile. Switch 2 diventerebbe allora una console a 360 gradi e cadrebbe quel pensiero che poi abbiamo in testa tutti quanti, ovvero che le console Nintendo si comprano solo per le esclusive e sono da affiancare a un hardware principale, sia questo il PC, la PlayStation o l'Xbox. Voi poracci cosa ne pensate? Switch 2 ha il potenziale per essere una console rivoluzionaria? Maria,
Come al solito vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo direct, cioè al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo TensorCore tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ai tempi miei si chiamava Switch Pro.